Buongiorno a tutti, chiedo scusa, devo stare seduto perché la situazione logistica non mi consente di stare in piedi sul leggio perché non ci sta il computer. Ma intanto vorrei associarmi ovviamente a tutti i ringraziamenti del Presidente alle autorità civili e militari. E spetterà a me il compito e cercherò di farlo in maniera meno noiosa possibile, perché quando ovviamente si danno dei dati, i dati sono numeri e quindi sui numeri poi io spero e credo sicuramente che dopo si farà una discussione nel merito nella tavola rotonda, che credo qualche indicazione potrà dare anche per quanto riguarda l'impostazione di alcune politiche future. Partiamo dal tema che ricordava prima in chiusura, parlando di parchi, il ministro Galletti, che è questo. Il tema dei parchi, delle aree protette, sta all'interno del grande tema più generale, che è quello della biodiversità. La biodiversità, l'Italia è uno dei paesi assolutamente più ricchi a livello europeo, presenta, come c'è scritto qua in questa diapositiva, più di 58.000 specie animali, una varietà notevole, soprattutto nella classe degli invertebrati, ma presenta anche tutta una situazione, soprattutto relativamente al tema delle specie allottone, cioè diciamo le specie cosiddette invasive, che adesso proverò a farvi vedere, ecco qua, assolutamente critico, cioè l'introduzione di specie dovuto alla fragilità del nostro ecosistema che collegata molto al tema dei cambiamenti climatici, fa sì che ci sia stato nel tempo un'introduzione di specie aliene molto copiosa, che come si vede tende ad aumentare soprattutto negli ultimi anni, qui il dato è dal 1900 in poi, dove alcune poi di queste specie si dimostrano assolutamente invasive, creando dei problemi non solo nell'ecosistema ma anche più in generale all'economia del paese. Altro dato di cui soprattutto nei periodi estivi ci troviamo spesso a discutere, tra l'altro volevo ringraziare i carabinieri forestali perché in extremis ci hanno dato il dato del 2016 riguardo al tema degli incendi boschivi, dove qui sono riportate, vedete il trend degli incendi sia del numero che nelle migliaia di ettari che vengono sottratte al patrimonio forestale non tendono a diminuire nel tempo, c'è una costante più o meno che dal 1970 ad oggi si ripete periodicamente. Altro tema di grande interesse che veniva ricordato prima riguardava, sicuramente non si è riusciti a fare la legge sui parchi, ma è anche vero che oggi più del 10% del territorio nazionale in un qualche modo è protetto attraverso o aree protette o siti di interesse comunitario. Quindi questo per quanto concerne, diciamo, il tema della biodiversità. Trasferendoci in un altro settore altrettanto delicato, che è quello delle qualità delle acque interne, prendendo riferimento alle direttive europee, in particolar modo alla 2060, qui ecco, la situazione è una situazione veramente con luci e ombre, perché se da un lato abbiamo che solo il 43% dei fiumi raggiunge l'obiettivo di qualità per lo stato ecologico, i laghi ancora meno, e tra l'altro se si vanno a vedere purtroppo i dati, in questo caso parliamo della lo stato ecologico, vediamo anche che se prendiamo i laghi addirittura per il 41% non è stata fatta la classificazione o il dato non è disponibile. Questo è un dato che, insomma, su cui vale la pena ragionare. Interessante anche se si guarda lo stato chimico, che è la figura sottostante delle qualità delle acque profonde. Anche in questo caso, vedete questo cerchio che è diviso sostanzialmente in rosso e verde, non vi sfugge che la parte rossa, sia all'interno del distretto padano, così anche come nel distretto che comprende la parte meridionale, dove c'è un'intensa attività agricola, ci dice che la qualità delle acque delle falde profonde da un punto di vista chimico ha diverse criticità. Sempre per proseguire in questa veloce disamina, poi ripeto, c'è tutto un lavoro
fatto in maniera dettagliata per autorità di distretto, ma ve lo lascio alla lettura dei numerosi diciamo depliant che sono stati distribuiti. Interessanti sono anche i dati sul mare, ambiente costiero. L'Italia è una penisola, voglio dire, che è immersa nel mare, oltre 8.000 chilometri di coste. Ecco, il dato positivo viene sicuramente dato dal 90% del buono stato delle acque costiere di balneazione. Un dato che anche qui invece ha una sua problematicità e deve essere considerato riguarda invece quegli ecosistemi di transizione, in particolar modo le lagune. E ancora una volta si vede che nel distretto padano ben il 62% delle lagune è in fortissima criticità. E su questo quindi è un dato da tenere assolutamente in considerazione. Sempre procedendo abbastanza velocemente, andiamo su uno degli argomenti che è stato più volte ricordato anche negli interventi sia del Presidente del Consiglio che del Ministro Galletti, che è il tema del cosiddetto consumo di suolo. I dati purtroppo sono assolutamente impietosi, quindi se si va a vedere la velocità, sia la velocità che la percentuale di suolo perduto, che il numero di ettari che sono stati sottratti di fatto allo stato naturale, permangono dei numeri che sono assolutamente critici. D'altronde basta guardare questa cartina, che è sempre divisa in colori rosso e verde, e ci si rende conto come, soprattutto anche qui nel distretto padano, ma non solo, guardate anche alcune aree del Lazio, ma anche alcune aree della Puglia e della Sicilia, ci sia ancora un fortissimo consumo di suolo. Consumo di suolo che diventa, proprio alla luce anche dei ragionamenti che facevo prima su questi ecosistemi estremamente fragili che sono quelli costieri di fatto, diventa ancora più, come posso dire, preoccupante proprio se si va a vedere questa attività diciamo di consumo di suolo attivo dove viene svolta, e quindi si vede chiaramente che in alcune zone, ripeto, Lazio e dintorni, quindi a una certa distanza dalla costa, ci sia una forte, sempre stata costantemente al di là della crisi, una forte pressione su questi habitat. Ecco, veniva anche ricordato la fragilità e la vulnerabilità del nostro paese. In questo caso abbiamo raccolto dati che riguardano la cosiddetta pericolosità naturale, cioè fenomeni naturali che possono essere appunto fonti di pericolosità, che sono di origine endogena, eruzioni vulcaniche o terremoti, oppure di origine esogena se si parla di frane o valanghe. In questo caso i dati sono importanti da due punti di vista. Uno, perché i numeri sono veramente imponenti. Abbiamo avuto nel 2016 oltre 10.000 eventi sismici, adesso vi faccio vedere, 10.000 eventi sismici con magnitudo superiore a 2. Abbiamo anche avuto oltre 600.000 eventi franosi di diversi tipi, come viene riportato in questo grafico, di natura completamente diversa, ma assolutamente critico. Ecco, non sfugge quello che veniva detto prima, che noi abbiamo gran parte dei nostri beni culturali che sono all'interno di queste aree critiche, sia per quanto riguarda, su qui è portato un dato per quanto riguarda i beni culturali, per esempio esposti a elevata pericolosità vulcanica, sono oltre 3.000, e quindi la fragilità e la vulnerabilità del nostro paese è particolarmente da tenere in considerazione proprio per la presenza di questo enorme patrimonio culturale che si trova in queste aree. Si è parlato anche di cambiamenti climatici, anche qui due parametri che credo siano molto importanti da considerare. Uno, il tema dell'aumento della temperatura media, che non si ferma, cioè nel senso che
anche l'ultimo dato, e non potrebbe essere così, perché in realtà se anche c'è una diminuzione di emissioni di gas climalteranti, gli effetti di questi si protraggono nel tempo, quindi siamo ancora in una fase assolutamente critica. L'Italia poi addirittura ha un aumento medio di 1,35 contro quello globale di 1,31, quindi anche su questo qui siamo di fronte a una conseguenza, per cui c'è da lavorare su quello che sono le cosiddette politiche di adattamento. Noi, il Paese si è dotato di questo piano di strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, poi va reso questo enorme lavoro che è stato fatto operativo. È interessante invece andare a vedere il trend delle emissioni di gas serra, perché abbiamo sicuramente una diminuzione. Nel grafico sopra, guardate, è stato fatto un rapporto emissioni di gas serra PIL pro capite. Quella linea, diciamo, che non cala è la popolazione. Su tutto il resto c'è un decremento, per quanto ultimamente ci sia un lievissimo aumento. Lo stesso istogramma sotto dà la stessa indicazione. È evidente che dal 2008, con la crisi ha pesantemente influito sulla diminuzione delle emissioni di gas serra, ma è anche vero che le politiche sulle energie rinnovabili, le politiche di efficientamento energetico ci dicono che qualche risultato è stato ottenuto. È preoccupante questo segnale, vedete, che c'è di ripresa nell'istogramma qui riportato. Si è parlato anche di rifiuti. Ricordo che nel rapporto, almeno in questa diapositiva, riportiamo i dati che riguardano i rifiuti urbani, perché sui rifiuti speciali e rifiuti urbani, tra l'altro, si potrebbe aprire una discussione che andrebbe avanti ore e ore e ore. Forse è anche il caso di rimettere mano a questa distinzione, mi permetto di dire, perché la trovo in alcuni casi assolutamente fittizia. Però ad oggi questa è la distinzione, così spero nel prossimo rapporto, che parliamo più che di rifiuti, di economia circolare, di materie prime seconde, in un'ottica diversa, insomma, rispetto a quella a cui siamo abituati. Però ecco, i dati venivano ricordati prima, sono dati comunque interessanti. C'è in realtà una leggera, per quanto riguarda la produzione, c'è quest'anno una leggera ripresa, un aumento di produzione pro capite, leggera, ma c'era stato un trend in diminuzione fino a poco tempo fa. Forse qui si vede si vede probabilmente qui in questo istogramma, vedete che nel 2016 c'è stata una lieve ripresa. È aumentata la raccolta differenziata, siamo oltre il 50%, è aumentata la quantità di materiale che viene riutilizzata nel mercato del riciclo e del riuso. È stato già detto dal Presidente del Consiglio, la fotografia a macchia di leopardo rispetto al tema del ciclo dei rifiuti. C'è assolutamente da lavorare, c'è una nuova normativa, c'è un'authority che dovrà cominciare a lavorare, c'è l'arrivo dell'applicazione delle direttive comunitarie sull'economia circolare. Insomma, sui rifiuti sicuramente qualche cosa capiterà nell'immediato futuro. Tema inquinamento atmosferico. Ecco, veniva ricordato prima, non c'è dubbio che per quanto riguarda gli inquinanti principali c'è stato assolutamente un miglioramento, ma è anche vero che si va a vedere comunque in generale i target, soprattutto perché target sanitari che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e prendiamo in considerazione il particolato cosiddetto PM10, cioè attorno ai 10 micron, l'81% delle stazioni che rilevano il dato sono di fatto al di sopra, rilevano dei dati che vanno al di sopra dei limiti indicati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Guardate, questi due grafici sono abbastanza emblematici anche qui. Il rosso sono le situazioni di criticità, in quello, diciamo, del 2016, secondo gli obiettivi dell'OMS, in quello del 2017 rispetto alla normativa squisitamente ambientale, ma la fotografia non è che cambia molto. Ci rendiamo conto che le zone di criticità permangono nel bacino padano,
anche per motivi di carattere orografico e criticità però ci sono nel Frosinate, come noto, e attorno a Roma, come si può vedere appunto da questa cartina. Molto, molto velocemente. Agenti fisici spesso trascurati, in realtà se ne parlava molto un po' di tempo fa, no? Dei famosi ripetitori della telefonia mobile, in realtà ultimamente se ne parla un po' meno. Questi, insomma, rispetto agli impianti radio base, le stazioni radio base, gli impianti radio TV, c'è un controllo adeguato da parte del sistema con delle situazioni, come sono riportate, di criticità. Una criticità che anche quella riguarda al tema inquinamento acustico, dove sulla zonizzazione i comuni sono ancora per la metà al palo. Ecco, qualcosina volevo dirvi sul nucleare. Siamo in una fase di transizione perché si sta creando una nuova un nuovo ispettorato che è appunto l'ISIN. Ci tenevo a dire che però ISPRA continua a fare il suo lavoro e continuerà a fare il suo lavoro anche insieme a quelle agenzie ambientali che svolgono questa attività di concerto appunto con l'Istituto. Questi sono alcuni numeri. È noto che il Piemonte, ma la stessa Lazio, sono due aree dove esiste ancora una notevole concentrazione di rifiuti radioattivi che sono gestiti. Ci tengo anche a dire, per quanto riguarda la CNAPI, l'abbiamo pubblicato sul nostro sito, abbiamo fatto l'istruttoria tecnica e l'abbiamo consegnata ai ministeri alla fine di febbraio, e quindi l'attività che noi dovevamo svolgere come istituto scientifico è stata assolutamente completata. Gli agenti chimici, anche questi sono importanti, non sfugge a nessuno che l'industria chimica ha fatto negli anni passi di gigante per quanto riguarda le politiche di protezione ambientale, la dico così. Anche questa è una cartina che rispetto alla cosiddetta Seveso 3 divide quelli che sono gli impianti di soglia inferiore e soglia superiore, che come vedete sono abbastanza distribuiti in tutto il paese. Sugli agenti chimici l'applicazione del cosiddetto regolamento REACH ha consentito e consente di tenere sotto osservazione diverse sostanze che poi manifesteranno una certa pericolosità, verranno progressivamente tolte dal mercato e sostituite con altre. C'è tutto un tema che riguarda la questione dei cosiddetti inquinanti emergenti, di cui ce ne stiamo occupando insieme alle agenzie. Le sostanze perfluoroalchiliche sono fra le più note, ma non ci sono solo quelle. Dovremo affrontare nuove sfide che riguardano i metaboliti degli antibiotici piuttosto che altri regolatori, di cosiddetti regolatori di crescita, che tra l'altro sono sostanze che agiscono a delle concentrazioni con cui oggi noi facciamo fatica a fare i conti con i nostri laboratori, per cui significherà investimenti maggiori e lavorare di più assolutamente in rete, perché sennò non riusciremo ad affrontare una sfida importante come questa. Migliorare l'integrazione ambientale, valutazioni ambientali strategiche, valutazioni di impatto ambientale e soprattutto autorizzazioni ambientali integrate, grande lavoro anche dal punto di vista ispettivo, sia sugli impianti a rischio rilevante, vedete questi sono i numeri, sono nelle ispezioni quasi tutti coperti, si fa un po' più fatica a coprire tutte le ispezioni che riguardano le autorizzazioni ambientali integrate degli impianti che hanno comunque potenzialmente un certo impatto. Ci si sta organizzando anche per questo, c'è un buon lavoro, presenteremo fra un mese circa anche i dati relativamente insieme tra l'altro ai carabinieri, con cui abbiamo fatto un accordo molto importante, carabinieri forestali ovviamente, rispetto all'attività di controllo, perché siamo anche consapevoli che forse sul tema dei controlli abbiamo anche la necessità di impostare dei ragionamenti diversi. Pubblico accesso alle informazioni, anche qui due dati molto veloci, abbiamo riportato di fatto solo i dati che riguardano il Ministero dell'Ambiente, che riguardano anche Legambiente, che è un'associazione molto importante con cui stiamo collaborando e collaboreremo
nel futuro e anche l'attività che viene fatto complessivamente dal sistema, perché anche dal punto di vista informativo e comunicativo lo sforzo che stiamo facendo è fare in modo che la comunicazione sia una comunicazione unica da parte di tutto il sistema. Ecco, io finisco la mia relazione dicendo un paio di cose molto veloci. Uno, che credo che emerga, questo è proprio una sintesi di una sintesi di una sintesi di una sintesi di un lavoro, perché in realtà i dati che sono stati processati sono migliaia e migliaia di dati che sono stati raccolti con grande precisione dai tecnici e dai colleghi, che non finirò mai di ringraziarvi. Ricordo anche una cosa, che con l'andata in vigore della 132, il sistema è produttore ufficiale riconosciuto unico dei dati ambientali in questo paese. Questo non è una cosa secondaria, perché significa che in qualunque tipo di discussione il dato di così come l'Istat dal punto di vista economico dà i dati a cui tutti fanno riferimento, il sistema dà i dati ambientali a cui tutti dovranno fare riferimento. Le leggi non sono un optional, le leggi vanno applicate, la 132 così dice, bello brutta che sia, essendo stata approvata all'unanimità, questa dal Parlamento uscente, questo è. Dicevo, non vi sfugge la complessità del lavoro, non vi sfugge che per quanto si tenda a semplificare, noi dobbiamo trasmettere un sistema di dati e una serie di indicazioni che sono complesse di per sé, perché l'ambiente è un sistema complesso. La semplificazione a volte non aiuta, anzi, rischia di far deragliare, rischia di far prendere poi al decisore politico delle scelte che non sono quelle adeguate. Quindi vorrei chiudere davvero questa presentazione dando questo messaggio, soprattutto ai miei ex colleghi, ai decisori politici, l'ambiente è un sistema complesso e deve essere affrontato con una logica coerente con quella complessità che l'ambiente stesso ha. Concludo davvero ringraziando, voglio ringraziare tutti i colleghi, consentitemi, soprattutto di ISPRA. Io da pochi mesi che dirigo questo istituto ho trovato delle professionalità di altissimo livello e veramente delle persone completamente dedicate al proprio lavoro. A loro va il ringraziamento e ovviamente un augurio di buon lavoro successivo per poter migliorare sempre di più insieme ai colleghi delle agenzie questo lavoro, che spero e credo sia prezioso per il Paese. Grazie.